Accanto a me il presidente dell'associazione Pro Penti Dattilo e Borghi Solidali, Giuseppe Toscano. Buonasera. Buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori. Grazie per accompagnarci in questo nostro viaggio che è il sabato letterario. Oggi siamo qua a Pentedattilo, all'ostello della gioventù di Pentedattilo, e abbiamo presentato il libro di Antonella Flacchi, Storie di vita. Un libro molto importante, Pentedattilo e la sua gente, uno spaccato di storia, tradizione, cultura e un viaggio a ritroso nel tempo. Eh sì, è tutto questo. È la memoria di una comunità, di un paese, di uno dei tanti paesi della nostra terra. Certo, Pentedattilo non è uno dei tanti, Pentedattilo è un paese a sé per la sua bellezza, per la sua straordinaria bellezza che ancora oggi ci avvolge e ci emoziona per il senso che dà a tutte le cose. Nel libro è stata fatta una ricerca etnografica, fatta di interviste, di fotografie, in cui ha descritto quello che è stato nel passato. E adesso che ci troviamo nel 2014, cosa è cambiato? Beh, è cambiato tanto. Quel mondo, la civiltà contadina, non esiste più. E quindi noi abbiamo voluto con questo libro, contribuendo alla stampa di questo libro scritto da Antonella e pubblicato da Città del Sole Editore, conservare memoria. Conservare memoria di una parte della nostra storia, della nostra cultura, della nostra vita, questo spaccato antropologico straordinario che viene raccontato nel libro di Antonella. Un omaggio fatto anche alle donne, perché nel libro si dà largo spazio a quello che il suo ruolo aveva. Sì, è stato anche all'interno della civiltà, del mondo contadino, un ruolo importante. Ma dobbiamo anche dirlo, è stato anche un ruolo in cui la donna spesse volte è stata sottomessa. Era una società fortemente maschilista e tracce di maschilismo sono presenti ancora oggi nella nostra società che non accetta che la donna è un essere umano uguale, anche se non identico, all'uomo. Nel corso della presentazione parlavamo anche dell'apparire, molto spesso questo nasconde ciò che realmente siamo. Ma serbare memoria, conservare memoria significa mantenere anche una forte identità, identità che si fonda sui valori che comunque hanno sempre una loro vitalità e un loro senso. E quindi non conservare memoria spesse volte ci conduce sulla strada del servilismo, dell'apatia, dell'essere colonizzati. Spesse volte noi siamo una terra colonizzata. E questo libro sicuramente è una prova concreta nel non voler sottomettersi a queste sottomissioni. Sì, certamente il nostro destino non è scritto. Il nostro destino dipende da noi, dalle nostre azioni che ciascuno di noi compie ogni giorno. E quindi a noi piace coltivare il seme della speranza, che è intessuto, avvolto in tante piccole azioni che vogliono essere azioni propositive e costruttive per costruire una Calabria sicuramente più bella di quello che è, ma anche che offre opportunità a chi ha talento e a chi ha voglia di costruire una Calabria ancora più bella, ancora più importante e che dia, ecco, il meglio di sé. L'Agenzia dei Borghi Solidali ha come preciso scopo quello di rivalutare il nostro passato, di far riscoprire quelle che sono le nostre tradizioni, le nostre radici, per dare uno sguardo non solo al futuro, ma in particolar modo al presente, di cambiarlo se si può. Appunto, il presente dipende da noi, da ciascuno di noi, dipende dalle istituzioni, senz'altro, ma dipende da ciascun calabrese, da ciascuno preso singolarmente uno per uno, nessuno escluso. E noi ripartiamo dai paesi dell'area grecanica, abbandonati, dimenticati, colpevolmente dimenticati da noi calabresi e assolutamente dimenticati dalle istituzioni pubbliche calabresi. Questa è una cosa che non fa onore alla nostra terra. Dobbiamo chiedere, pretendere risposte e impegni precisi,
per quanto riguarda il recupero dei nostri paesi abbandonati. Là è il nostro passato, ma là è anche il nostro presente che può diventare un bel futuro. E questa sera è uno dei tanti passi. Sì, è un piccolo passo. Leggendo il passato riscopriamo anche un presente, ma un presente che vogliamo che sia più bello e migliore. In bocca al lupo e alla prossima. Grazie a voi che ci seguite sempre. Siete occhi vigili, attenti e importanti nel dare senso alle cose che si fanno nella nostra terra. Grazie.